Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Subnautica. Nell'ultima puntata abbiamo conosciuto molto da vicino il chelicerato, siamo riusciti a studiarlo e abbiamo raccolto quelli che credo siano tutti i pezzi dei compartimenti, chiamiamoli così, del Sidrak. Adesso possiamo finalmente costruire un Sidrak e lo faremo assolutamente, immediatamente, proprio adesso, con le note di Feather di Highwell. Bellissimo, bellissimo pezzo, che però vado ad abbassare un pizzichino, altrimenti non ci sentiamo noi. Quindi io inizierei subitissimo con la costruzione, perché io nel mentre... Che cosa è successo a questo poster che è diventato buio? Madonna, sto gioco, ragazzi, c'ha più bug del primo Subnautica. E io, tra lo scorso episodio e questo, ovviamente mi sono messo a recuperare quanti più materiali possibili. Ho fatto una bella farmatina, vi faccio vedere. Abbiamo due armadietti pieni di titanio e lingottoni di titanio. Abbiamo rubino, rame, magnetite, di più non si può, piombo, oro, diamante, litio, abbiamo tutto, ragazzi, argento, nickel, ho fatto scorta di tutto. Sono andato da dai Creepvine, ho fatto un sacco di fibra a rete, e altra è qua, guardate che roba, altra fibra a rete, abbiamo zolfo, quarzo, cioè proprio non ci manca niente. In caso dovesse mancarci qualcosa durante la costruzione del nostro Sidrak, andremo a prenderla insieme, tanto è una cosa velocissima, con il nuovo microchip, insomma, per la visione che si collega alla sala scanner, è una cosa super veloce. Mangiamo adesso perché non voglio essere interrotto mentre costruisco, voglio fare le cose per bene. Ah, è vero, me ne stavo quasi dimenticando, tra lo scorso episodio e questo ho anche fatto esperimenti con la velocità del Sidrak, cioè ho voluto calcolare la velocità del Sidrak per capire come funzionasse il potenziamento del motore che abbiamo installato nello scorso episodio. Questo qua, potenziamento motore del Sidrak, vi posso dire che con una sicurezza proprio praticamente al 100%, la velocità base del Sidrak è di 9 metri al secondo. Quando si usa il turbo, questo qui premendo shift, sostanzialmente si raggiunge una velocità di 13 metri al secondo. Il potenziamento motore sembra non fare assolutamente nulla. La velocità del Sidrak non cambia, tantomeno l'accelerazione rimane identica. Quindi ne deduco che la mia idea iniziale è quella giusta, ovvero che questo potenziamento del motore serve ad annullare il malus che ci darà avere altri pezzi dietro. Quando monteremo il cassone, mettiamola così, e questo diventerà un ape car, credo che il potenziamento motore renderà questo malus più sottile, credo, e spero che faccia qualcosa, perché sennò è una presa in giro. Detto ciò, ma che pezzone è, ragazzi, questo? Ma che pezzone è sto Feather? Tanta roba, tanta roba. Io comincerei subito con il modulo abitativo. Quindi abbiamo bisogno di un lingotto di piastacciaio. Allora, 3 di piombo e 2 di rete, che abbiamo già qua. Noi la prenderei qui, che ho messo in mezzo alle piante, così la togliamo. 2 di rete, 3 di piombo, questa qui, 2, 3, voilà. E poi dobbiamo fare un lingotto di plastacciaio, giusto? Giusto, lingotto di plastacciaio, che però io non ricordo come si facesse. Con un lingotto di titanio e 2 di litio, perfetto. 2 di litio e un lingotto di titanio, che andremo a sostituire con questo, voilà. Ok, abbiamo tutto, adesso dobbiamo andare però a costruirlo fuori, purtroppo. Vedete che figata che si sente la musica da fuori? Sentite, bassa bassa, soffusa. Chissà se alzo il volume, devo fare una prova. No, ma che figata è! Sentite qua. No, bellissima sta cosa, bellissima. Adesso però mi girano perché gli sviluppatori non hanno inventato gli altoparlanti subacquei, roba tecnologica che permette di diffondere musica sott'acqua. Che in realtà ci sono, io
sono stato, ho fatto il bagno in una piscina che ce li ha. E ovviamente tu vai sott'acqua e senti la musica, è una figata pazzesca. Dovrebbero farli anche qui. Detto ciò, moduli, modulo abitativo. Adesso il mio dubbio è come lo agganciamo. I nostri dronini costruiscono mentre qui c'è l'ennesima tempesta. Ok, viene proprio sganciato in acqua. È bello grosso, mannaggia. Ma si può proprio... Ok, ovviamente non c'è energia perché è stato sganciato. Guarda il jukebox. Allora, aspetta, usciamo. Vediamo di capire come funziona sta roba. Welcome aboard, Captain. Thank you. Come lo attacco? Lo sta. Eccolo qui. Devo farci tipo retromarcia. Dove? Sembra, i lati sembrano uguali. Anzi, non è vero. Questo qua ha una manopolina che... Boh, però... Il verso io direi che sembra questo. Quindi io farei tipo così. Un po'. Ma come la attacco sta roba? Forse è quest'altro il verso. Ah, pilota modulo abitativo. Ok. Ok, 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 ok. Oddio, madonna, mi piace un sacco. Fermi tutti, eh. Allora, entra nel C-Track. Siamo nel nostro C-Track, che adesso è camminabile. Ah, ma in piedi si pilota sto coso? Ah no, minchia, che figata. Che figata. Mi piace un casino. Imposta immagine. Gli screenshot che ho fatto per caso. No, vabbè, vediamo. Tipo faccio così. No, imposta immagine. Mettici questa. Sì, va bene. Carica, devo fare. Sì, si può fare tipo... Ma che spettacolino. Che spettacolo. Vedrò cosa metterci qui. Che cos'altro possiamo fare? Da qui non si esce, no? Ah, si esce dal retro. Musica, ovviamente. Chissà se sono tipo coordinati. Vediamo, vediamo. Mettiamo un po' di synthwave, ragazzi. Un po' di synthwave. Facciamoci un giro. Questo volume qui. Facciamoci un giro. Pronti, pronti. Madonna, mi piace un casino. Andiamo, andiamo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Porca miseria. Io ho tutto, ragazzi. A posto, io ho tutto. È finita Subnautica. Non mi interessa altro. Che spettacolo. Possiamo andare dove volete. Titani, leviatani, meduse giganti, ciclopi, mostri marini. Ce ne frega niente di niente ora. Non ce ne frega niente di niente. Vediamo che succede. Fermi un attimo, devo vedere che succede se esco. Alla musica, dico.
Sentila, sentila. Ma questo è il pulmino della gioia. Lo devo rinominare il pulmino della gioia. Questo è il nostro nuovo veicolo. Madonna, che spettacolo. Eccoci. No, si zitta la musica quando attracchiamo. Peccato, però vabbè, ha senso. Ha senso. What the fuck? Lascia lì tutti i pezzi. Quindi non importa quanto lo facciamo lungo, lo possiamo fare lungo quanto vogliamo. E scusa, se io scendo mi riattacchi automaticamente. Vediamo un po'. Dobbiamo fare tutti questi esperimenti adesso, dobbiamo capire. No. Che bega, cioè ogni volta lo devo riattaccare. Oh Gesù santo. Ok. Ogni volta dobbiamo ricomporlo, perché era troppo bello per essere vero. Dovevano renderlo almeno un po' fastidioso, perché sennò era troppo figo. Ok, va bene, va bene, va bene. Comunque, il pezzo che stavamo ascoltando, Synthwave, nel... era questo. Home, we are finally landing. Il pezzo che stavamo ascoltando dentro il C-Track. Ma a sto punto... ma sta roba delle foto, io quando le ho fatte queste foto? Non ricordo nemmeno. Ma le possiamo eliminare? Sono foto a caso che io ho fatto per sbaglio. Elimina, elimina. Voilà. Poi farò una bella foto e useremo quella lì nel computerino. Detto ciò, il modulo più importante ce l'abbiamo, quindi tutto il resto è secondario. Dove stanno i pezzi del pulmino della felicità? Dove sono? Eccoli qua. Ah no, non è vero, ci manca anche il modulo d'attracco del C-Track, questo è importantissimo. Però io quasi quasi ci metterei anche il modulo di stoccaggio del C-Track. Dopo aver fatto tutta questa roba, ma non mi serve il modulo di stoccaggio, cioè che teniamo roba, lo possiamo fare per vedere com'è, secondo me. Lo facciamo per vedere com'è, ma tanto non li useremo mai. Allora, un lingotto di plastacciaio, cavetteria e altri 3 di piombo. Musica, maestro, please. Questa non la stavamo ascoltando ora. Questa pure è nuova, non è male, non è male. Molto particolare questa qua, di Lionel Cassio. I saw a ghost last night. Molto, molto particolare questa. Ci prendiamo questo. Litio. Facciamo subito il lingotto di plastacciaio. Si sente poco qui però. Che è figa, eh? È strana ma è figa. Il piombo non ci basterà, stai a vedere. E? Cavetteria. Cioè, ma si è incastrato tutto, okay. Troppo alta. Ok. Quindi questo ce l'abbiamo, giusto? Ok. Lo stoccaggio ce l'abbiamo. Poi volendo potremmo fare fabbricazione, ma questo proprio mi sembra il più inutile di tutti, stare a craftare in giro solo in casi di estrema emergenza ti potrebbe servire sto coso, ma per il cibo intendo, per craftare cibo o acqua con un aerosacco o un occhione al volo, ma se hai lo stoccaggio te lo porti dietro il cibo, che bisogno hai di craftarlo lì per lì? Cioè non c'è veramente niente che mi viene in mente, ma niente proprio. Quindi io proverei il modulo acquario, un altro lingotto di plastacciaio, 2 cavetterie. Me coions. Ok, lo proviamo però. Lo proviamo. 1, 2, 3, 4. E plastacciaio, quindi litio. Ok. E vetro smaltato poi, no, la cavetteria, 2 cavetterie devo fare. E il vetro, giusto? 2 di vetro smaltato, che non ricordo come si facesse il vetro smaltato, quindi tocca andare su a vedere. Vetro smaltato si fa con vetro, piombo e diamante. Madonna quanto costa.
Ok, abbiamo del vetro già fatto. No, quindi il vetro erano due quarzi. Vetro, piombo e diamante. Ancora devo imparare dove stanno le cose, eh? Vetro. Ma se ce ne voleva due, mi sa, di sti cosi, eh? Di vetri smaltati. Vediamo un po'. Già, ce ne volevano due, quindi un altro vetro, piombo e diamante. Abbiamo finito il piombo. Ma tanto qui intorno ce n'è un bel po', quindi al massimo lo prendiamo in due secondi. Vetro smaltato. Olè. Che è qua sotto? Modulo di profondità. Ok, quindi abbiamo l'acquario, giusto? Sì. L'attracco dovremmo fare. E ci serve il piombo, quindi dobbiamo andare a prenderlo. Io sto modulo di fabbricazione, ragazzi, non lo farei. Andiamo a craftare quelli che abbiamo già. Andiamo a craftare quelli che abbiamo. Almeno ci togliamo gli ingredienti dall'inventario e non facciamo confusione, perché tanto lo so poi come va a finire, che se mi tengo tutti gli ingredienti in tasca, poi credo di avere quello che mi serve, in realtà lo uso per altro, succede un casino. Allora, qui sempre bel tempo, vedo in questo pianeta. Facciamo prima stoccaggio. Sto coso va a energia infinita, adesso ci penso. Questa piattaforma per veicoli. Olè, benvenuto al mondo. E quello acquario, giusto per provarlo. Penso che lo lasceremo qui alla base. Io mi sto congelando nel mentre. Olè, bello però, bello esteticamente il modulo acquario. Uno sopra l'altro. Ma che carino. Ma ma ci si può camminare dentro. I pesci vengono messi qui. Bellina, bellino. Esteticamente è molto molto carino. Molto carino. Vediamo se posso già... Oh, cosa ho fatto? Vediamo se posso già attaccarli. Brum brum. No. Devo quindi attaccarle uno per volta. No no no. Ok, non è vero. Posso già attaccarli. Però io avrei fatto il contrario, sapete? Io avrei fatto il contrario. Io avrei messo... Aspetta un po', perché lo dobbiamo assemblare per intero. Lo dobbiamo assemblare per intero. Un attimo. Se no succede un macello. Dobbiamo lasciare tutti i pezzi lì e poi lo assembliamo. Allora, l'ultimo che ci manca, che è il modulo d'attracco, un altro lingotto di plastacciaio, cavetteria avanzata e piombo. Il piombo lo dobbiamo prendere, quindi io prenderei subito il piombo. Tanto qui intorno ce n'è un bel po', se non ricordo male. No, per prendere il piombo ci voleva la galena. La galena, mi pare, era per il piombo. Devo ricontrollare. Spesso trovano piombo e titanio, ok. Galena. Voilà. Lo sapevo che qualcosa non ci sarebbe bastato. È normalissimo. Andiamo, andiamo. Super fast. Non mi dare il titanio, ecco fatto. Questo è glitchato, va che roba. Va che roba, me lo immaginavo. L'ho visto proprio che è dentro il terreno. Mamma mia. Mamma mia, andiamo qui sotto, ma... Te, stai a vedere che pure questo è glitchato dentro la roccia. Guarda che lavoro, ragazzi. Guardate che lavoro, ma come si può? No, è imbarazzante sta cosa. È veramente imbarazzante. Ok, questo è a posto, ok, meno male. Adesso il problema è stare alla larga da quelli glitchati dentro al terreno o alle rocce,
che finiremo per andarci a tentare di prenderli. È così purtroppo. Mannaggia la miseria. Ste figuracce però, ragazzi, proprio. Queste, perché sto dicendo figuracce, imbarazzo? Perché queste sono proprio cose base, ma proprio cose base. Non è un bug che dici, porca miseria, una cosa complicata succede, no? Sono proprio cose, ma super base queste, super base. Non dovresti vergognare un pochino, eh? Ok, siamo quasi per finire l'ossigeno. Ma che figata è sta bombola ultra capienza, elevatissimerrima quantica. Bellissima sta roba. Quanti ne abbiamo? Pochi ne abbiamo in realtà. Andiamo su a prendere fiato, ma... ecco. Borda, una mega testata qui. Qui perché... oh, incredibile. Incredibile, è solo nuvoloso. Mamma mia, non sta venendo il diluvio universale. Ma perché non siamo all'Antartico? Siamo in Inghilterra, siamo nel Galles. Buono te, eh? Dai, direi che va bene. Dai, va bene, va bene. Poi se ho bisogno di più scorte me le faccio io, senza annoiarvi. Fuori registrazione. Tanto avete visto come funziona sto microchip. È una figata pazzesca. Con questo si farma che è una meraviglia. Solo i tempi di spostamento ci sono. Ok, abbiamo il piombo. Iniziamo ad avere fame e sete però. Mettiamo via... se ho spazio per metter via. Non ho spazio, quindi prendo più coso e faccio i lingottoni. Allora, ancora lingottoni. Facciamone un altro. Ok, dovrebbe bastare. I 3 lingottoni che abbiamo consumato ce li siamo rifatti. Ne possiamo fare ancora. Ancora, basta. Olè, direi che così va benissimo. Il piombo a noi ce ne bastano 3. Quindi ce ne teniamo 3 nell'inventario. E poi che cosa ci serviva? Che non mi ricordo più che stavamo facendo. Al modulo d'attracco, 3 di piombo, un lingotto di plasta acciaio. Quindi 2 di litio, che abbiamo quasi finito di nuovo il litio. Meno male che prima di questo episodio sono andato a fare quella bella farmatona, perché sennò addio noi. Oh, fammi spegnere i sensori qua che abbiamo... stiamo consumando corrente inutilmente e ho tutti sti cosi sullo schermo che mi danno un fastidio bestiale. Proprio bestiale. Oh, dacci un po' di musica buona. E... 2 cavetterie avanzate o una? Una cavetteria avanzata. Ma ci basta l'argento. Sì. Poi ci serviva un oro, un filo di rame. Lo dobbiamo fare. I cosi di corallo. Ah, che abbiamo finito. No, ho finito le piante. Oh, ma qui abbiamo le uova da far schiudere, Le uova da far schiudere. Aspetta che costruiamo intanto. Filo di rame. Cavetteria. Andiamo a cercarci un paio di coralli. Prima però mangiamo, perché qui siamo messi malino. Controlliamo anche il generatore. Ok, da riempire. Guarda qua, che donnina di casa che sono. Ok, direi che siamo a posto. Voilà, possiamo andare. Non le possiamo ricercare con gli scanner, però so dove sono. So dove sono proprio qui. Se non ricordo male le ho viste mentre che farmavo in una grotticina proprio appiccicata alla nostra base. Eccole qua, eccole qua. Ne sono rimaste poche, eh. E invece, guarda quante ce ne sono. Quanto siamo? Queste ne vanno via 2 alla volta, quindi prendiamocele. Perché poi tanto abbiamo da fare anche la muta prone. Non abbiamo finito, eh.
Quindi probabilmente ci serviranno. Dai, va bene, per ora va bene. Quelle lì io continuo a non ricordare se ricrescono o non ricrescono, ma mi pare di no. Mi pare di ricordare di no, ma non sono sicuro. Eccoci qua. Facciamoci il microchip. E con esso la cavetteria avanzata. Ok, dovremmo avere tutto. Dovremmo avere tutto anche per questo. Perfetto. Per la muta prone ci serve un altro lingotto di plasta acciaio, vetro smaltato. Mannaggia, per il vetro smaltato ci manca qualcosa sicuro, eh? Sicuro. Ok, andiamo a costruire l'ultimo pezzo. Cos'era vetro? Il piombo. Ah, ma no, l'abbiamo raccolto il piombo. Ci si mancava il piombo per il vetro smaltato, ma... no problemo. Vai, vai, costruite, costruite. Spero che una volta assemblati tutti i pezzi non rimangano le porte che li separano. Spero che diventa proprio tipo un autobus, proprio tutto attaccato. Sai che figata, mamma mia. Allora andiamo. Spengo la musica che consuma corrente. Ma come fai a spengere sta traccia, però? Vabbè, l'ascoltiamo poi. L'ascoltiamo poi nel nostro pulmino della gioia. Allora, tiriamolo su. Forza, forza. E adesso, altro che Pimp My Ride. Va che roba che viene fuori, eh. Mettiamo anche le sospensioni in neon. Allora, prima cosa, la musica, perché la dobbiamo sentire bene. Ma proprio bene, 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 bene. Quindi questa deve essere la più vicina alla cabina. Forza. Andiamo. Olè. Poi, adesso ci conviene avvicinarci là sopra, perché se no ci si mette un'ora e mezzo ad attaccare qua. Penso di sì, penso che diventi un... oddio che bello! Penso che diventa davvero il pulmino della gioia. Andiamo su. Mettiamoci qui. Qui dovrebbe essere buono. Ci si metterà un'ora a uscire. Ah no, posso uscire da sopra, giusto? Sì, posso sempre uscire da sopra. Poi... abbiamo la musica, abbiamo tutto quello che ci serve. Direi... la cosa più inutile qual è? È l'acquario. Quindi mettiamo prima il modulo di stoccaggio. Attacca lì. Olè. E poi, per ultimo, modulo acquario. Dove sta? Eccolo qua, il nostro pulmino della gioia. E per concludere, la porta muta prone. Va che lavoro. Guarda che lavoro, non è un pulmino, è il trenino della gioia adesso questo. È il trenino della gioia. Guardalo. Guardalo. Ma come? Ma c'è già i pesci qua. L'ha proprio acchiappato al volo. È pericoloso sto affare, eh? È pericoloso perché rischiamo di danneggiare la... oddio che bello! È il trenino della gioia, ragazzi. Come non alimentato? Che stai dicendo? Ah, ecco. Ecco, ok, ok. È il trenino della gioia. E si ricorda anche che volume abbiamo lasciato alla canzone. Mi sono stuccato. Ok. Open here. Pure bestie però, scusami, eh. Mi dispiace un po'. Penso che lo smonterò sto coso acquario, sapete? Che acchiappi a caso tutti i pesci. Vediamo se li possiamo scansionare, ma questi l'abbiamo già scansionati, quindi non lo sapremo mai, perché non compare l'icona. Dovremo andare in un posto dove ci sono pesci che non conosciamo e vedere se possiamo scansionarli. In quel caso potrebbe essere comodo, ma non mi piace lo stesso. Credo che lo toglieremo. Sì, 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 lo tolgo, ragazzi. Non mi piace. Non mi piace.
Non mi piace. Stacca qua. Non voglio assolutamente disintegrare l'ecosistema dei pesci. Proprio no. No. Piuttosto ci metto il modulo di fabbricazione. Adesso però come li libero? A mano. Posso entrare? Apri lo stoccaggio. Tu vieni qui. Di qua ce n'è nulla. No. Sei libero. Come si liberava? Così, con le mani. Lascia. Vai, vai. Sei libero. Sto coso è una trappola infernale. Non mi piace per niente. Acchiappa tutti i pesci in maniera indiscriminata. Ma che cazzo è? Manco le reti da pesca che stanno distruggendo gli oceani. Una cosa del genere. Ma vaffanculo. Dal cuore proprio. Te. Ora è un è un pulmino della gioia. Oh, lunghezza giusta. Niente macchine infernali terrificanti. Togliamo la visione di quell'aggeggio lì. Modulo del Sitrak. Via. Lo vogliamo vedere. Mi pento di averlo costruito. Vediamo un po'. Adesso che è bellissimo. Cosa stavamo ascoltando? Questa stavamo ascoltando. Che figata! Minchia quanta roba che ci sta. Bellissimo. No, qui è solo esci. Perché per ora non c'è agganciata la muta prone. Credo che quando ci avremo agganciato la muta prone sarà tutta un'altra storia. Vediamo un po' quanto è bello il nostro pulmino della felicità. Lentissimo mi pare. Ho sbagliato tasto, scusate. È più goffo a girarsi. È più goffo. Ma che spettacolo poter andare in giro con la musica. Ma a me la velocità sinceramente pare la stessa. Sarà perché abbiamo il potenziamento. Fermi tutti. Proviamo a toglierlo. Potenziamento motore. Questo. Vediamo adesso. Ma è uguale. È inutile il potenziamento motore. È inutile. È inutile, non serve a niente. Abbiamo la stessa velocità di prima. Abbiamo sprecato materiali. Madonna, le figure di merda che stai facendo sul Nautilus. Magari boh, avrà un utilità. Dai, non ci credo che non serve a niente. Non ci credo. Deve avere un'utilità. Non lo so, che noi non stiamo capendo. Quindi se non la stiamo capendo è un'utilità poco utile. Comunque tutto il resto è una figata pazzesca. Quindi a parte queste figure di merda che sta facendo sto gioco, è bellissimo. Tutto ciò è veramente bellissimo. Abbiamo anche il tappetino. Bello, bello. Questo è veramente bellissimo. Dobbiamo fare una bella foto per... Boh, per... cos'è questo? Il desktop? Non lo so. Dobbiamo fare sta cosa. La faremo, la faremo. Adesso usciamo. Usciamo e andiamo a preparare tutto il necessario per la muta prone. Welcome aboard, Captain. Tutto il necessaire. Vediamo un po'. Lingotto di plastacciaio, shell energetica che abbiamo finito, vetro smaltato, microprocessore. Mamma santa. Allora, ci serve questa. 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 Ah, per fare il rampino serve il benzene, che a sua volta richiede. Ah no, ok, lo possiamo fare il benzene, meno male. Allora, cominciamo con la muta prone. Facciamo il plastacciaio. C'è il litio. Sì, preciso, preciso, l'ultimo. Che mi sa però il lingotto di plastacciaio ci servirà anche per la cella energetica. No, due batterie e gomma siliconica. Meno male. Per fare questo ci serve vetro, piombo, diamante. Ma guarda quando rimane stuccato così. Vetro, piombo. Oh oh, diamante, abbiamo finito. Ma che...
voilà. Microprocessore, quindi abbiamo bisogno dei coralli. Ah, ce li ho tutti nell'inventario ancora i coralli. Stavo per dire, ma dove li ho messi? Voilà. Abbiamo bisogno di coralli, oro, un filo di rame. Abbiamo finito il rame, speriamo non ci serva più. Et voilà. Anche il processore. La cella energetica, due batterie e una gomma siliconica. Abbiamo già due batterie qui che non fanno niente. E abbiamo anche una gomma siliconica qui, quindi ale, abbiamo anche la nostra cella energetica già pronta. Guarda che efficienza. Muta prone, pronta. Poi ci serve per il rampino. Ma dove si fa questi? Questi dove si fanno? Ah, intanto facciamo un attimo la muta prone, perché devo vedere con quali braccia esce di serie. Perché se non mi ricordo male, io nel primo Subnautica gli avevo messo il braccio trivella da una parte e il rampino dall'altro. Vediamo qui, che ne so, come esce la muta prone. Veicoli, muta prone. Eccola. Ha due braccini normali. E forse anche nel primo Subnautica aveva i braccini normali così. Plof. E andrà giù subito a picco. E adesso voglio vedere. Mannaggia sta cosa. Non ci arriverò mai lì sopra. Forse da qui ci arrivo col boost. Welcome aboard, Captain. La voce è figa. Ok. Ma come spinge però? Spinge di più del... Ok, spinge molto di più della muta prone del primo Subnautica. Qua abbiamo i potenziamenti, le celle, cella energetica. Quanta ne ha? Una sola? Non ne ha due, un'altra è di là. Ok, fammi controllare che non sia solamente estetica. Perfetto. Ha due cose. Come diamine la modifichiamo? Che non me lo ricordo. Dai potenziamenti. Sì, ok. Dai potenziamenti possiamo installargli le braccina speciali. Facciamolo. Quindi litio, titanio, diamante, che dovrebbe bastare. 1, 2, 3, 4. Facciamo prima l'altro, quindi 5. Ma pigliamolo tutto sto titanio, tanto ci serve. Perfetto, ho preso anche troppo. Diamante preciso. Non ci serve diamante per fare l'altra roba, quindi ci rientriamo. 2 di litio. Che abbiamo finito. Mannaggia. Abbiamo finito il litio. Il litio c'è qui intorno. Sì, meno male. Se no toccava andare il litio, eccolo là. Se no ci toccava andare alla The Terror. Come siamo messi a spazio? Va bene. Andiamo a prenderci il litio, che sarà incastrato dentro le rocce. Vediamo. Ma tu guarda. E non lo trovavo noi lì. Vi ricordate quando stavo impazzendo con il sensore quello a mano per prendere lì, che non capivo se era sotto, sopra, dove era, non si capiva. Ecco perché non lo capivo. Era dentro le rocce, stuccato. Chissà quanto ce ne sarà. A noi ce ne bastano in realtà 2 pezzi per far veloci, quindi non ne prenderò una valanga infinita. Però un po' di scorta in più ci conviene, perché già non mi ricordo più come si faceva lì quella, la bottiglia rossa. Mi pare che non ci voleva niente di che, piante, cose così. Però per sicurezza a noi ce ne servono 2 di litio, prendiamone 3 o 4 per ora. Poi ripeto, mi faccio la farmatina io tra un episodio e l'altro.
ma in realtà due ci servono. Ma che cos'era quel suono? Che me lo sono magnato il litio. No, boh. E possiamo già fare il braccio trivella. Ma dove si fa il braccio trivella? Qui. Ok, modulo di stoccaggio per la muta. Vedi, lo sapevo che ci serviva. Reattore termico non lo possiamo fare perché ci serve la cianite che non abbiamo. Modulo di profondità. C'è sta pianta per fare fibre sintetiche che non abbiamo trovato, però serve per fare i moduli profondità. Quindi secondo me quella lì la troviamo da qualche parte giù. Quando cominceremo ad utilizzare la muta prone, secondo me la troveremo. Allora, una cavetteria avanzata. Oddio, a pelo. No. L'ultimo di... no, ci manca il rame. Mannaggia la miseria. Lo sapevo che era troppo bello per essere vero. Questi due, sì, ci manca due di rame per fare il filo, per fare il processore. Andiamo a cercarlo. Ancora tanto c'ho il litio lì che... Posso craftare altro per risparmiare spazio, no? Questo... Ok. Allora, filo di rame che ci permette di fare il processore. Fa sempre paura quando va via la corrente. Che ci permette di fare la cavetteria avanzata. Ok. Adesso, sta roba strana era due spora fiorente e una pianta nastro. Uno, due e una pianta nastro. Guarda qua, sembrava che me li fossi messi da parte apposta. Possiamo fare anche l'acido cloridrico che ci serviva per qualcosa, l'acido cloridrico. Non ricordo. Potenziamenti, muta prone, rampino. E a sto punto facciamogli anche il potenziamento stoccaggio, se possiamo. Qual era questo qua? Ci serve un litio, che credo di averne preso in più. No? Ok, sì, a pelo. Devo fare anche così. Mannaggia, devo fare anche i radiofari. Che ci vuole per fare i radiofari? Rame e titanio. E vabbè, dai. Uno, riusciamo a farlo? Sì. Uno solo. Meglio che niente, non ne avevo più. Anche se in realtà quello là, frammenti che licerato, posso riprendermelo. Poi ci torno io a riprendermelo. Installiamo i nostri potenziamentoni. E posso togliere anche sti cosi qui che mi danno fastidio. Olè. Scegli lui. O posso fare anche io, tipo... Ok, posso fare anche io. Quindi io metterei... la trivella nel... Boh. Lasciamo qui nel braccio destro. Trivella, sì, dai, proprio trivella nel destro e rampino nella sinistra. E poi possiamo mettergli modulo stoccaggio e gli altri moduli no, perché devo farmare ancora. Oh, oddio, non si finisce più. Proviamoli. Rampino. Oddio, ma lento. Ok. Di base comunque arriva tranquillamente a una profondità di 400 metri. Il passo è bello fiero, guarda. Sprint. Ah no, non c'è sprint, usa il turbo. Cioè usa la propulsione. Quindi posso scegliere se usare la propulsione verticale o orizzontale. Trivellatina. Ok. Sempre scomoda come la morte, statuta. Va bene, va bene. Direi che è accettabile. Vediamo se ci arriva. No, sia mai. È accettabile, ma ha ancora bisogno. Guarda qua, guarda qua. Indiana Jones, ragazzi. Là. È accettabile, ma ha bisogno del potenziamento modulo profondità. Assolutamente, perché 400 metri non sono sufficienti. Sì, sì, adesso mi faccio un'indigestione di noci che vedrai. Il reattore termico ricarica le celle energetiche in aree calde, non cumulabile. Ma secondo me ci serve a poco per il momento.
modulo profondità della muta prone non lo possiamo fare. Ok, non, come non detto, non lo possiamo fare, quindi abbiamo massimo 400 metri. E massimo 400 metri, però con questa forse possiamo trivellare il ghiaccio che bloccava l'accesso alla a una base che non mi ricordo più qual era perché ci siamo stati mesi e mesi fa lì. Quindi do un occhio e vediamo poi nel prossimo episodio. Alla prossima.